Qual è la prima sensazione con l'argento al collo dopo aver sognato così tanto in questa settimana? È una sensazione strana. C'eravamo e vi eravamo abituati bene, diciamo. È sicuramente una medaglia sudata, è un colore che non volevamo, però è un colore che dobbiamo accettare, no? per la prestazione di stasera, per la prestazione nostra e loro, che sicuramente dovremo rivedere, riguarderemo a freddo, cercheremo di capire cosa è andato bene, cosa non è andato bene, come facciamo con tutte le partite e abbiamo ancora qualcosa da fare, no? Cioè abbiamo ancora la qualificazione olimpica che è importantissima e quindi abbiamo ancora qualcosa in questa maglia, no? da conquistare, da vincere. Siamo rigirati stasera. Abbiamo subito tanto sicuramente il loro servizio, tanto, non ci aspettavamo, loro hanno dei grandissimi battitori e questo dobbiamo riconoscerlo, non ci aspettavamo di soffrirli così tanto e soprattutto di non prendere così tanti punti diretti magari, no? Perché parlando anche con parte del nostro staff, a percentuali di attacco, di muri, di side out eravamo vicini, no? C'era solo quel gap, anche il primo set che siamo partiti un po' più sotto, alla fine siamo riusciti a quasi rimarginare il parziale, quindi no, cosa è finito? 20-21 e 23, no? Quindi sono 2-3 palloni per set che a questo livello fanno la differenza e ti fanno vincere o perdere le partite. Sono purtroppo contratti. Ma la sensazione che avevamo noi da dentro il campo, no, tra di noi, non era questa. Cioè, sicuramente eravamo tesi, avevamo tanta tesi nel modo giusto, no? Avevamo tanta voglia di fare, magari anche quello ci ha portato a fare un po' troppo. Esatto, e quindi andare un po' fuori giri, non lo so, devo essere sincero, adesso così a caldo è veramente difficile. Consapevolezza, partite per il Brasile, con la consapevolezza che abbiamo portato a casa un'altra medaglia, non oro ma d'argento, che è comunque qualcosa che era, cioè Bartosz, che era importante, no? Andare dopo una buonella un po' così, l'obiettivo era vincere, se non andare a medaglia all'europeo, così è stato. Abbiamo incontrato davanti un avversario veramente tosta a cui dobbiamo dare comunque i loro meriti e adesso andiamo in Brasile sapendo che siamo comunque una squadra che può vincere, che sa vincere e che ha ancora qualcosa da dare in questa lunghissima estate. Per 20 giorni avete respirato un entusiasmo pazzesco in tutta Italia. È stato qualcosa di incredibile, qualcosa che vi giuro nella mia vita non ho mai visto. Vedevo queste partite da bambino sul divano alla nazionale, così questi palazzetti in Italia, adesso giocarci, no? E vederli dal vivo, sentirli sulla propria pelle è una cosa meravigliosa, ma qua come Bologna, come Perugia, come Ancona, come Bari siamo stati accolti in una maniera incredibile, bellissima e infatti sono sicuro che anche i nostri tifosi volevano un colore diverso, però questo è quello che siamo riusciti ad ottenere, sono sicuro che loro ci supporteranno comunque. Grazie.